Salutiamo tutti. Allora, l'ultima volta abbiamo parlato di limiti di funzione dicendo sostanzialmente che valgono più o meno la stessa teoria che per i limiti di successione, passando attraverso il teorema Conte. Voglio aggiungere un paio di osservazioni e poi passiamo alle funzioni continue. Le osservazioni, vabbè, un'osservazione è la stessa che abbiamo fatto l'altra volta, la voglio ripetere perché è importante. Se io ho che il limite per x che tende a infinito di f di x vale L, chiaramente è anche vero, supponete che f sia definita per semplicità da una semiretta a valori n. Quindi sicuramente se x è maggiore di a, la funzione è definita. Allora il limite per n che tende a infinito di f di n pure uguale a n. Chiaramente il viceversa non è vero. Questo l'abbiamo visto ieri con l'esempio, per esempio se io prendo la funzione seno di pi greco x, questa funzione non ha limite, mentre invece seno di n pi greco vale sempre 0. Quindi questo limite può esistere senza che esista questo. Viceversa, se invece esiste questo limite, sicuramente esiste anche questo. La dimostrazione di questo fatto è banale, la lascio per esercizio. Basta applicare la definizione di limite qua. E vale anche se L vale più o meno infinito. Ok. Vediamo invece un teorema che riguarda il limite della funzione composta. Questo teorema ci sarà utile poi. Allora, la situazione è questa, io ho due spazi metrici, x con la sua distanza, y con la sua distanza, e poi c'ho r con la distanza di r. Per semplicità io vi ho detto, in tutte le definizioni che vi ho dato, il codomino finale era sempre r, cioè quando facevo un limite il codomino della funzione era sempre r. In realtà anche qua si potrebbe sostituire r con un altro spazio metrico, ma siccome praticamente non lo faremo mai è meglio lasciare le cose come stanno. A questo punto abbiamo una funzione f da x in y e poi una funzione g da y in r. A questo punto vedete che il codominio della f è uguale al dominio della g, quindi io posso definire la funzione g composto f. Quindi a questo punto la funzione g composto f chiaramente andrà da x a valore in f. Allora, quali sono le ulteriori ipotesi? Noi sappiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x lo chiamo y0, è un elemento di y. Attenzione, questa definizione è la prima volta che ho la definizione di un limite di una funzione tra due spazi metrici, quindi vi scrivo ben esteso che significa. Questo significa che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che
se la distanza nello spazio di partenza di x da x con 0 è minore di delta e se x è diverso da x con 0, qua non ho bisogno di scrivere x appartenente a D perché per semplicità, già il teorema è un attimo più delicato, per semplicità ho supposto che il dominio di F sia tutto x. Allora la distanza in y di f di x da y0 è minore di y. Quindi vedete, è sempre lo stesso concetto. Qui, quando c'era lo spazio metrico, questo si scriveva, poi si scriveva anche x appartenente a D, se il dominio era un po' più piccolo, se no, non c'è bisogno. Qui invece cosa si scriveva? Si scriveva f di x meno l minore di y. E se stiamo in uno spazio metrico, cos'è? È la distanza. Valore assoluto invece del valore avere valore assoluto di differenza, abbiamo là. Quindi questa l'ho scritta e non mi venite a dire no, no, ma questa era la relazione spazi metrici, l'hanno già data la definizione, l'ho data adesso, per esteso che significa. Poi un'altra ipotesi è che il limite per y che tende a y0 di g di y faccia l. La tesi vorrebbe essere che g composto f per x tende a x con 0 tende a l, però prima di scrivere la tesi, siccome con le ipotesi che abbiamo scritto la cosa ancora non è vera, a tutte queste ipotesi ne dobbiamo aggiungere una ancora, che però possiamo prendere tra due varianti. Aggiungiamo infine una tra le seguenti ipotesi. Allora, le ipotesi le chiamo I e I. La prima ipotesi più semplice è che diciamo g di y0 sia uguale a f. La seconda ipotesi è che esiste un delta 0 tale che se la distanza di x da x con 0 è minore di delta 0 e se x è diverso da x con 0, allora g scusate, f di x è diverso da y0. Quindi o l'una o l'altra, o anche tutte e due, insomma. Sono due ipotesi che chiaramente non sono alternative. Una, almeno una. La seguente ipotesi. Allora, scrivo la tesi. La tesi la scrivo qua, così almeno qua la dimostrazione la facciamo sull'altra lavagna, ma almeno... Qual è la tesi? La tesi è che il limite per x che tende a x con 0 di g composto f di x è uguale a f. Ok? Quindi adesso questa cosa la dovete capire, quindi dopodiché quando l'avete capita poi siete in grado di ricostruirla più che ripetere la memoria. Allora, sostanzialmente l'idea è se x tende a x con 0, f di x tende a, mettiamo che sia un valore numerico, 5. Poi se y tende a 5, g tende a 7. Allora, quando x tende a x con 0, g composto a f tenderà a 7. Cioè l'idea è quando x si avvicina a x con 0, i valori di f di x vanno vicini a questo y0, abbiamo detto 5, giusto? Quando y si avvicina a, a 5, g di y si avvicina a 7, quando vado a mettere i prodotti di composizione
il limite della funzione composta farà. Tuttavia c'è qualche cosa da correggere. Perché c'è qualche cosa da correggere? Perché così come l'ho detto io non è vero. Diciamo, ci sta un caso in cui le cose vanno male. Allora, per correggere quel caso bisogna usare o questa o questa. Questo è il concetto fondamentale. Quindi si tratterà, adesso andiamo a fare la dimostrazione, andiamo a scrivere le definizioni, andiamo a vedere che succede e diciamo vediamo se le cose funzionano oppure no. Allora, cancelliamo qui. Allora, cominciamo a scrivere per riferimento quello che dobbiamo dimostrare. Dobbiamo mostrare che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, tale che se la distanza nello spazio x di x da x con 0 è minore di delta x diverso da x con 0, allora g di f di x meno l è minore di epsilon. Dobbiamo arrivare qua. Quindi questo è il nostro punto finale, punto di arrivo. Quindi, cosa sappiamo? Cominciamo a scrivere tutto quello che sappiamo. Innanzitutto sappiamo che questo limite fa L. Quindi, sia epsilon maggiore di 0. Noi sappiamo che esiste, lo chiamo sigma maggiore di 0, tale che se la distanza di y da y0 è minore di sigma e y è diverso da y0, allora g di y meno a minore. Quindi ho fissato un epsilon maggiore di 0 arbitrario. Poiché quel limite fa L, so che esiste un valore sigma dipendente da epsilon, da epsilon, da y0 ovviamente, tale che vale questa misura. Valgono queste condizioni qua. Ok. Poi, quindi, fissato epsilon, ho già trovato sigma, quindi io sigma già ce l'ho. Quindi adesso vado a usare il fatto che il limite di f di x per x che tende a x con 0 è uguale a y0. Sta scritta qua la definizione. Per ogni epsilon, al posto di epsilon non ci metto epsilon, ci metto il sigma che ho trovato. Quindi esiste un delta maggiore di 0 tale che se la distanza di x da x con 0 è minore di delta, se x è diverso da x con 0, allora la distanza in y di f di x da y0 è minore di sigma. Allora io vorrei comporre insieme le due informazioni, mettere insieme queste due informazioni. Cioè, cosa vorrei mettere? Vorrei mettere f di x al posto di y. Quindi,
che io, che la distanza di f di x da y0 sia minore di sigma, è ovvio, lo so. Che f di x sia diverso da y0, non lo so. Questo non lo so. Perché non lo so? Perché nulla vede che f, se f di x fosse uguale a y0, qua la distanza quanto farebbe? 0. E quindi nulla contra, diciamo, vieta che f di x valga proprio y 0. Ma a me questa mi serve. Se non ho questa, non scatta l'implicazione. Mi serve questa per dire g di f di x meno l minore di epsilon, che è quello che devo dimostrare. Quindi, se io risolvo questo punto interrogativo, diciamo fissato a epsilon, avrei trovato un delta, tale che se vale questo, allora vale questo, poi vale questo per qualche motivo che ancora dobbiamo spiegare, mettendo insieme, vale la conseguenza, il teorema sarebbe finito. Ok? La dimostrazione sarebbe finita, il teorema sarebbe finito. Quindi, il problema è proprio che qua c'è un intoppo. Poi vi faccio vedere proprio come, con un'immagine, spiegare qual è l'intoppo. Comunque, risolviamolo prima da un punto di vista formale. Quali frecce sono rimaste a mio arco? Io questa ipotesi l'ho sfruttata. Questa ipotesi qua. Questa ipotesi l'ho sfruttata. Rimane a sfruttare una delle due. Allora, nel primo caso, se vale la i, scriviamolo più a sinistra, dove è finito il codice b, allora se vale la i, allora non mi devo preoccupare più, perché f di x, allora, se f di x è diverso da y0, vale il ragionamento precedente. Se invece f di x è uguale a y0, allora g di y0 vale l, allora g di y0 meno l fa 0, che è minore di epsilon. Quindi, se vale la i, questa condizione la posso pure togliere, perché se è diverso da y0, vabbè, sta scritto là, mettendoci f di x al posto di y, allora sicuramente questo è minore di epsilon. Ma anche se f di x è uguale a y0 non succede niente di male, perché in quel caso g di y0, qua mi viene g di y0 meno l, ok? Che normalmente non lo so che sia minore di epsilon, ma se vale la i lo so, perché in quel caso vale 0 e 0 è minore di epsilon, quindi sto a posto. Quindi in questo caso sto a posto. Se vale invece, se vale la seconda ipotesi, io delta lo prendo, diciamo prendo delta 1, il minimo tra delta e delta 0, cioè lo riduco un po' quel delta. Allora, se la distanza di x da x con 0 è minore di delta 1 e x è diverso da x con 0, cosa so? So che la distanza di f di x da y0 è minore di sigma, ma so anche che f di x è diverso da y0. Per quale motivo? Perché? Per l'ipotesi 2, II. Per l'ipotesi. E quindi g
g di f di x, vado a mettere questo qua dentro, qui posso togliere il punto interrogativo perché so che viene verificata quell'ipotesi, quindi g di f di x meno f è minore di epsilon. Ok, quindi il teorema formalmente è stato dimostrato del tutto. Andiamo a cercare di capirlo, perché se no questo qua lo abbiamo capito adesso, tra 5 minuti ce lo dimentico. Allora, il problema qual è? Faccio, torno alla lavagna davanti, cancello l'enunciato che non serve più e faccio una piccola immagine, una piccola, un piccolo disegno. Allora, se volete capire il teorema della funzione composta, dovete pensare a dei tubi di grondaia che vanno uno dentro l'altro. Ok? Allora, questi tubi possono far scorrere acqua, possono far, diciamo, possono essere a diametro più largo per farci scorrere i calcinacci quando ci stanno le strutturazioni. Però l'idea qual è? Perché i tubi sono sbasati in questa maniera? Perché l'uscita di questo tubo deve stare nell'imboccatura dell'altro, altrimenti che succede? Che è contenuto da fuori. È banale, no? Fin tanto che l'uscita del tubo di sopra sta nell'imboccatura del tubo di sotto, il contenuto, diciamo il liquido, mettiamo che sia un liquido, continua a scendere e non viene versato fuori. Allora l'idea è proprio questa: qui abbiamo il nostro x, qui abbiamo il nostro y, facciamo un po' diverso da x, facciamo una patata, come diceva il mio professore, ma un po' diversa dall'altra, e poi noi per comodità abbiamo preso l'ultimo spazio, l'abbiamo preso F. Allora, tu cosa fissi? Fissi un intervallo di semiampiezza epsilon qua, L meno epsilon, L più epsilon. Allora, cosa sai? Per, diciamo, definizione di limite, sai che se stai abbastanza vicino a epsilon 0, quindi se stai in un certo intorno di epsilon 0, c'è qualcosa che dovrò aggiungere al momento opportuno, per adesso non lo dico. Sai che l'immagine di questo intorno, cioè se prendi x qua dentro, y là dentro, g di y va a finire qua dentro. Stesso discorso, qui c'è x con 0, vabbè, se prendi un intorno di, cioè di un certo raggio, una sfera di un certo raggio, facendo x con 0, allora sai che l'immagine tramite la F questa è la F e questa è la G, quindi vedete, no? Non sono altro che due tubi esattamente messi in questa maniera. Cioè, allora perché le cose possono andare male? Perché se vi ricordate la definizione di limite, la definizione di limite non è esattamente questa. La definizione di limite è che il punto dove si fa il limite non rientra nella, diciamo, condizione, cioè andiamo a vedere. Io so che se x è diverso da x con 0 vale questa condizione, ma se x è uguale a x con 0, quindi è come se io all'interno di questo tubo avessi lasciato aperto un capillare, un tubicino dove ci sta solo f di x con 0, che teoricamente può andare a finire da un'altra parte. Allo stesso modo anche qui g di y0 potrebbe andare a finire da un'altra parte. Quando vado a comporre le due funzioni, mi interessa che tutto il liquido vada a finire qua dentro. Anche qui, se andate a vedere quello che dovevo dimostrare,
quello che faceva x, quello che fa la funzione x con 0 non mi interessa. Quindi se qui chiaramente non mi dà nessun problema la f, quello che mi dà il problema è la g, perché qua io posso avere un altro x diverso da x con 0 che va a finire su y0 e non è vietato, ma g di y0 mi va, per esempio, l uguale a 3, g di y0 è 1, e allora ho dell'acqua che va fuori da dove dovrebbe andare. Allora, come si evita questa cosa? Si può evitare in due modi, che sono esattamente le ipotesi che stanno scritte qua, che parzialmente ho cancellato. Un modo è che il secondo tubicino vada a finire qua dentro. Per andare a finire qua dentro vuol dire che deve andare a finire su L, perché l'unico punto che è contenuto in L meno epsilon, L più epsilon per ogni epsilon è L. Quindi una possibile, correzione è che il secondo, diciamo, versamento esterno non capita. Quindi g di y0 fa L. E questa è una possibilità. Oppure la seconda possibilità è che siamo effettivamente nella situazione che io ho disegnato, ma se questo raggio, ripeto, è abbastanza piccolo, cioè minore di delta 0, qui il condominio è tutta questa, insomma, zona che io ho disegnato in bianco, ma non y0. Vedete, la seconda ipotesi è ancora scritta. Cioè, se stavo in quella situazione, f di x era diverso da y0. Allora, per non andare su quel capillare che porta fuori, allora, o il capillare non porta fuori, o io non ci vado sopra, non ci vado a buttare l'acqua da sopra. In quel caso il meccanismo non si attiva. Quindi è esattamente questo tipo di ragionamento. Una volta che l'avete capito, una volta che l'avete, diciamo, metabolizzato, poi il resto è solo scritto. È chiaro? Questo è il teorema della funzione composta. E si applicherà, praticamente questo è il teorema che ci consente nei limiti di fare la sostituzione. Le prime volte lo faremo in maniera dettagliata, cioè probabilmente oggi alla terza ora facciamo qualche limite, se ci avete il libro di esercizi facciamo qualche limite e vi faccio vedere come si può fare a fare la sostituzione. Dopodiché ci pigliamo l'abitudine, la sostituzione si fa automaticamente e praticamente si automaticamente capisce cosa eventualmente può dar fastidio, quindi normalmente non si controlla nulla perché si capisce che nulla può dar fastidio, ma poi là sta la sensibilità dello studente nel capire quando invece ci può essere qualche problema e quindi c'è qualcosa da controllare. Se uno ha dei dubbi poi si rifà alla teoria e poi capisce anche nella pratica cosa deve controllare e cosa non deve. Però questo, per capire questo faremo gli esercizi. Ok. Allora, sui limiti, ripeto, abbiamo quasi finito. Cioè, teoricamente abbiamo finito. Rimane da vedere il principio di sostituzione degli infinitesimi. Allora, vabbè, facciamolo direttamente, eh? Principio. Poi ci sarà anche un analogo principio di sostituzione degli infiniti. Allora, cominciamo a vederne uno, perché poi dobbiamo capire il concetto. Una volta che avete capito il concetto, che potete scrivere anche tutte le varianti, potete scrivere anche senza
enunciarle tutte. Allora, noi abbiamo... Allora, che cos'è un infinitesimo? Un infinitesimo in x con 0 è una funzione che in x con 0 tende a 0. Diciamo, scriviamo di qua, è definizione, f di x si dice infinitesimo per... Oh, io per esempio già nel teorema precedente non ho detto che i punti in questione erano punti a x con 0 e y con 0 erano punti di accumulazione. Anche nello spazio metrico ci possono essere dei punti isolati. Quelli devono essere punti di accumulazione. Non l'ho detto perché è implicito. Quando faccio un limite, diciamo, il limite si fa solo nei punti di accumulazione. Cioè, una volta l'ho detto una volta, non è che lo ripeto, cioè ogni volta. Allora, si dice infinitesimo per x che tende a x con 0. Come ci fa x a tendere a x con 0 se fosse un punto isolato? Se e solo se per definizione, allora, facciamo così, mettiamo. Scriviamo un po' più corto così ci. Se e solo se per definizione il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a 0. Quindi un infinitesimo è banalmente una funzione che tende a 0. Un infinitesimo in un certo punto. Allora, qui abbiamo 4 infinitesimi, sappiamo, nello stesso punto. Sappiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f piccolo di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f grande di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di g piccolo di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di g grande di x e fa tutto di 0. Quindi sono 4 infinitesimi. Poi sappiamo anche che il limite per x che tende a x con 0 di f piccolo di x fratto f grande di x è uguale a 0, che è uguale al limite per x che tende a x con 0 di g piccolo di x fratto f grande di x. In realtà è chiaro che qua potevo anche omettere, cioè l'ho messo per semplicità, perché se no questo è un infinitesimo, se questo rapporto tende a zero, a maggior ragione questo è un infinitesimo. Segue facilmente anche il numeratore per essere un infinitesimo, quindi io potevo anche non dirlo prima che era infinitesimo. Quando succede una cosa del genere, si dice che f piccolo e g piccolo sono infinitesimi di ordine superiore a f grande e g grande. Cioè, questo già tendeva a zero. Questo rapporto tende a 0, quindi questo come ci deve tendere a 0? Più veloce? Se no non funziona. Un'altra cosa, per poter fare questo limite, cosa occorre? F di x grande diverso da 0, perché lo sto mettendo al denominatore. Dove? Nel punto x con 0 non mi interessa, perché il punto x con 0 nei limiti non serve, per fare il limite non serve. Quindi mi serve che esista un intorno del punto x con 0 in cui f grande è diversa da 0 e che esista un intorno del punto x con 0 in cui g grande è diversa da 0. Questo, se volete, lo scrivete, ma nel momento in cui mi scrivete questo, io, diciamo, do per scontato che lo stiate supponendo. Però se ve lo chiedo me lo dovete dire. Chiaro? Cioè, qua cosa serve per fare questo limite? Allora vi devi dire che serve che in un intorno il punto x con 0 f grande sia diverso. Se volete ve lo scrivo per esteso, no? Esiste delta 0 tale che se la distanza di x da x con 0 è minore di delta 0, allora f
e x è diverso da x con 0, allora f di x è diverso da 0, g di x è l'ho fatto, l'ho scritto uno per tutte e due, tanto se vale 1 per f, 1 per g, basta prendere il raggio più piccolo. Ah, quindi addirittura la cosa si può fare, vedete, io ho usato la notazione di spazi metrici, il dominio di f piccolo, f grande, g piccolo, g grande può essere benissimo uno spazio metrico, o lo fate sui spazi metrici, o lo fate su R la stessa cosa. Allora, qual è la tesi? Tesi che il limite per x che tende a x con 0 di f piccolo su g piccolo è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f piccolo più f grande fratto g piccolo più g grande. Attenzione, cosa intendo con questa scrittura, cosa intendo? Ho scritto così perché non intendo scrivere mezza pagina di enunciato. Questa scrittura non significa che questi due limiti esistano, ma significa un'altra cosa. Significa che se esiste questo limite, esiste anche questo ed è uguale. Se esiste questo, esiste anche questo ed è uguale. Se non esiste questo, non esiste una cosa. Cioè il comportamento di quei due limiti è esattamente lo stesso. Quindi, questo tende a più infinito, anche questo tende a più infinito. Questo non tende, anche questo non tende. Quello tende a zero, anche l'altro tende a zero. Cioè il comportamento è esattamente identico. E la dimostrazione è banale. La dimostrazione è f di x più f grande di x fratto g di x più g grande di x si può scrivere come f di x che moltiplica 1 più f grande fratto f piccolo fratto g di x che moltiplica 1 più g grande fratto g piccolo. Scusate, l'ipotesi ho scritto al contrario, sono f grande e g grande che sono di ordine superiore, f grande, f g grande e g piccolo. Ok, allora adesso guardate che cosa succede. Prendete tutto quello che metto dentro questo rettangolo, solo, diciamo, quindi 1 più f grande su f piccolo fratto 1 più g grande su g piccolo per x che tende a x con 0. A quanto tende? A 1. È chiaro a tutti, questo è banale, questo tende a 0, 0 più 1 1, questo tende a 0, 0 più 1 1, il rapporto tende a 1. Teoremi sui limiti di somma e rapporto. Ok? Quindi basta, è finita la dimostrazione, perché adesso fate il limite. Supponiamo che questo limite faccia 1. Allora 1, questo tende a 1, 1 per 1, 1. Supponiamo che questo limite faccia L. L per 1, L. Basta fare il limite del prodotto. Supponiamo che questo vada più infinito, è una forma indeterminata? No, questo va più infinito, questo tende a 1, il prodotto va a più infinito. Supponiamo che vada a meno infinito, 1, meno infinito. Supponiamo che non esista, può esistere quest'altro? No, perché io questo lo giro e lo porto dall'altra parte, si rovescia ma sembra uno dentro. E quindi fare il ragionamento pure a... Se questo tende a 7, questo per il reciproco di questo che tende a 1 tende sempre a 7, quindi questo qui tende a 7. Quindi i due comportamenti dei limiti sono esattamente gli stessi. Questo mette in pratica, cioè dimostra esattamente quello che abbiamo detto l'altra volta.
UB minor, minor cessa, che è minor, in questo caso, l'infinitesimo di ordine superiore. Questa è una quantità più piccola e trascurabile rispetto a questa. Questa è una quantità più piccola e trascurabile rispetto a questa, ed è trascurabile. Fate solo il rapporto F piccolo con G piccolo. Chiaro? Ok, qua è uscito un apice che non ci azzecca niente, che era... se no se qualcuno può pensare a derivati o cose del genere. Oh, io anche ho corretto l'enunciato, è chiaro che lo potevo scrivere, qua ci mettevo F grande e G grande, le ipotesi erano giuste, insomma. E però siccome sul libro poi lo trovate in questa forma per non mettervi in confusione. Ok, allora qual è? Allora, questo discorso in realtà non è concluso, è appena iniziato, però per adesso lo sospendiamo. In che senso? È chiaro che io voglio, quando avrò dei limiti dati da parecchi addendi al numeratore e parecchi addendi al denominatore, dove c'è una forma indeterminata, è chiaro che vorrò riconoscere una situazione di questo genere, in cui c'è un pezzo infinitesimo principale e un pezzo di infinitesimo che si può trascurare. Però per fare questo, cosa dovrò fare? Dovrò confrontare, cioè dovrò sapere, o faccio sto limite, oppure devo sapere che questo è l'infinitesimo più superiore a questo. E allora come faccio? Allora, ci sono, in particolare, quando faremo la formula di Taylor, ci sono dei modi per alcune funzioni per sviluppare gli infinitesimi in ordini molto spessi, cioè con la formula di Taylor sviluppati in ordini interi, cioè ci saranno gli infinitesimi di ordine 1, quelli di ordine 2, quelli di ordine 3. Però, e poi bisogna imparare a fare i conti facendo somma o prodotti di funzioni infinitesime di questo tipo. Il tutto si può fare senza grosso sforzo, anzi sarà una grossa semplificazione nello sviluppo dei limiti, però fino a che non avremo un modo standard di scrivere una certa quantità infinitesima come somma di infinitesimi di vario tipo, la cosa rischia di essere appesa, cioè nel senso, se non abbiamo un modo per capirci, se io scrivo seno di x, questo qui, questo limite vale 0, cioè il seno è un infinito, invece il coseno questo qua vale 1, il limite del coseno vale 1. Però in realtà quando faremo la formula di Taylor io saprò che sen x è uguale a x meno x cubo sesti più x alla quinta centoventesimi. Poi se mi voglio fermare so che l'infinitesimo successivo è di ordine superiore a x alla sesta, perché è x alla sette. E so per esempio che il coseno è uguale a 1 meno squadro mezzi più x alla quarta ventiquattresimi più il termine successivo è di grado 6, quindi è di ordine superiore a x alla quinta. Ora, chi me lo dice questo? Me lo dicono certe formule che poi non saranno così difficili e che vedremo che saranno quasi sempre la stessa formula, che però ancora non sappiamo scrivere perché richiederanno lo studio delle derivate. Quindi, fino a che io non so, diciamo, scrivere queste formule, io posso fare, per esempio, se io faccio questo limite notevole, ok? Questo qui l'avevamo più o meno accennato, no? Oh, la scrittura o piccolo di x alla 6 si indica un generico infinitesimo di ordine superiore a quello che ci sta scritto lì. Quindi o piccolo, la proprietà di o piccolo di x alla sesta è un, significa che se lo dividi per x alla sesta e fai tendere x a 0, quel rapporto tende a 0. Allora, vi ricordate che questo l'avevamo detto? Allora, se io dimostro questo, una volta dimostrato questo, più o meno l'avevamo dimostrato, più o meno. No, è così. Vuol dire
scrivere così o scrivere così è la stessa. Allora, come si fa a vedere? Per esempio, da questa a questa si passa facilmente. Divido per x, questo x diviso x fa 1, quest'altro fa un piccolo di x fratto x, faccio tendere a 0. Allora, questo tende a 1, questo tende a 0, la somma tende a... Quindi da questa scrittura è chiaro che deriva questo. Anche il contrario, perché se io so, posso riscrivere questa cosa, la posso riscrivere così, posso riscriverla se in x su x tende a 1, che significa? Che è uguale a 1 più una cosa che tende a 0. Una cosa che tende a 0 come si scrive? O piccolo di 1. Una cosa che tende a 0, quando la dividi per 1 rimane uguale, e quindi O piccolo di 1 è una cosa che se la dividi per 1 tende a 0, cioè una cosa che tende a 0, un infinitesimo tende a 0. Adesso moltiplica per x. Allora x qua e x si semplifica, e qua viene x O piccolo di 1 per x. Che cosa diventa? Quando lo dividi per x, x semplifica e tende a 0, quindi O piccolo di 1 per x è O piccolo di 1. Come prima era? Quindi questa moltiplicazione semplicemente fa x più O piccolo di x. E come vedete, dalla scrittura di sopra siamo passati alla scrittura di sotto. Quindi in realtà queste due scritture sono perfettamente uguali. È chiaro che voi siete abituati a questa scrittura e non a questa, ma con un pochino di tempo vi abituerete. Questa è meglio di questa. Questa è meglio di questa, perché qua sembra che hai detto tutto, invece non hai detto tutto. Se questa è equivalente a questa, allora questa è più precisa di questa. Si vede che è più precisa, perché tu specifichi anche infinitesimi di ordine super. Allora, se questa è meglio di questa, è meglio pure di questa. Qua dentro ci stanno scritti non un limite, ci stanno scritti tre limiti. Capito? Tre limiti di crescente difficoltà. Quindi in una sola scrittura tu hai riassunto molte più informazioni. Però c'è il prezzo da pagare, che bisogna abituarsi a questa cosa. Allora, la notazione, per quando ne so io, la notazione con gli O piccoli e gli O grandi l'ha inventata Lev Davidovich Landau, che era un fisico russo. Lev Davidovich Landau, Leone, lo devo dire. Nome. Però la notazione, attenzione, che la notazione con gli O grande non è proprio stabilissima. Se vai da un libro all'altro, le definizioni possono cambiare un po'. Poi ci sta O grande e anche teta grande. In particolare, le definizioni, queste definizioni vi tornano molto utili per quanto riguarda anche informatica, perché sono, diciamo, sono elaborate al massimo nel caso della teoria della complessità computazionale. Cioè, per capirci, forse dopo la pausa, mi sa che abbiamo sforato. No, non abbiamo sforato, giusto, ci capiamo dopo la pausa.